Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci con un nuovissimo gioco e si chiama Sense a Cyberpunk Ghost Story. Allora, appena l'ho visto questo gioco mi ha attirato subito perché appunto c'era scritto Cyberpunk ed in realtà è ambientato appunto in un mondo che è cyberpunk e quindi secondo me è figo soltanto per quello. Allora, praticamente questo gioco racconta la storia di una giovane donna che noi interpreteremo, che si chiama Mei-Lin, e la quale diciamo viene trascinata in un vortice di orrore soprannaturale. Per sfuggire all'incubo deve quindi ricostruire le storie di 14 anime perdute e scoprire la verità sulla sua maledizione familiare. Quindi insomma si tratta di qualcosa di molto molto cupo. Quindi diciamo che il gameplay è definito come un survival horror basato sull'esplorazione e la risoluzione di enigmi intricati, segreti e appunto ed esplorazione. Bene, allora il gioco è completamente in inglese, non c'è in italiano, quindi io andrò a tradurvi diciamo i testi che ci sono, insomma il parlato quando ci sarà da tradurre. E bene, quindi si prevede appunto una storia, come dice anche il titolo, Ghost, e vediamo un po' di cosa si tratta. Sono molto propositivo appunto perché il mondo è così, è cyberpunk, e anche la musica è molto figa sicuramente, cioè già lo sentite dall'intro. Bene, io direi che possiamo incominciare. Ok, qua mi dice quali sono i tasti e basta. Agosto 2084, Neo Hong Kong Subway. Allora, noi ci chiamiamo appunto Mei e fa di cosa di cosa si tratta, diciamo, il NAS, quell'incubo è stato così reale. Ok, incominciamo ad interagire. Lei, diciamo, è la pop star più famosa nel mondo. È, diciamo, è una ragazza locale, diciamo, anche se è un eroe della città natale. Preferisco sicuramente le bande come Gasteric, Thirl, scusami Keiko. Ok, allora il treno sta per arrivare alla banchina. Ho bisogno di prendere il mio PDA, è quello che c'è cascato. Che cos'è questo odore? Viene da quella borsa. C'è qualcosa? Si muove la borsa. Andiamo a vedere. E non voglio, diciamo, toccarla. Ok. Allora, questo, diciamo, è il nostro palmare. Diciamo che non si è graffiato. Quindi bene, un'ottima cosa. Abbiamo fatto una foto, quindi il palmare fa anche le foto. Dovrei appunto fare un promemoria, quindi non devo dimenticare il mio giornale, deve essere, diciamo, perfetto. Alcune, diciamo, qualsiasi informazione importante che trovo devo ricordarlo, posso diciamo trascrivere qui.
Ok, quindi questo ci fa da diario, eccolo qui. New. Ok, a posto. Inventory. Abbiamo il nostro PDA, eccolo qui. Poi abbiamo l'accendino, un accendino personale, io non fumo, ma è sempre una buona idea averne uno, diciamo, in caso. Ok, questo è un verde, un bracciale di giada verde, e Maiko dice spesso che la giada può proteggere da Hago One, quindi una qualche idea, diciamo, di un vecchio mondo di cattiva energia. Bene, dopodiché abbiamo il giornale, quindi dettagli, bene. Ok, quindi ci abbiamo. Vabbè, niente di così interessante. E il Keiko poster, vabbè, quello che abbiamo fatto adesso, perfetto. Shinrei Shashin, che non so che cosa sia. E poi il cosplay. Oh, che posso fare? Daily Wear, che è quello che penso che c'ho, e quindi non posso andare nella mappa. Va bene, usciamo. Ok, ovviamente il gioco appunto è esplorazione, enigmi e da risolvere per poter andare avanti. Devo aspettare un momento. Ok. Oh, siamo arrivati alla stazione. Eccola. Ok, let's go. Un momento. Andiamo a casa oppure andiamo alla oasi, all'oasi, No andiamo turning back all'oasi. now, May. Ok, beh, parla in terza persona. Quindi lei è un cyber, un cyborg. Wow, mazza. Mi piace la pellicola così sporca, dà una sensazione appunto di disagio. Più ampia. Ok, gagliarda la musica. E muoviti, non c'è bisogno di diciamo di non c'è bisogno di un'autorizzazione per muoversi avanti. Va tutto bene? E ognuno diciamo di ognuno tutto quello che conta è quel pezzo di vabbè muoviti avanti per favore, lasciaci fare il nostro lavoro. Stiamo facendo, diciamo, cercando di mettere in salvo le persone. Ok, vabbè, ciao, non volevo disturbarvi, mettermi tra le scatole. Ok, tutto andrà bene. Vabbè. Ah, non penso, capitano, 15 anni, quanti corpi? È fuori dalla strada. Poi, diciamo, mettimi, ovunque tu vuoi. Lo metterò, diciamo, nel mio beige, e la pistola appena torno indietro. Vabbè. Allora, per questi, diciamo, per tanti spari, questo ragazzo deve essere stato pericoloso. Mi devo ricordare di guardare il BBS quando torno a casa. Ok, allora, che tipo di cose, diciamo, che le piace fare a lei qua, a quest'ora così tardi? Sembra una ragazza
io conosco qual era, diciamo, il suo nome, Panda. No, sono, diciamo, nessuno è, diciamo, non sono collegati tra di loro. Allora, bambini, mannaggia, tutti sanno che questi giochi sono solo una mania. Tu puoi, diciamo, non puoi toccare il Weifu, non so cosa sia, giusto? Senza questi stupidi espansivi, senza queste stupide spese, l'upcleanse neurale, penso, sono, diciamo, fondamentali. Appena il VR è senza la... Bah, non so di cosa stia parlando, non riesco a capire. Vabbè, noi stiamo diventando i miei amici, non ti preoccupare, milady. Non sono di questi internet, di questi perdenti che si trovano in internet, sono soltanto in 2D, ok. Vabbè, andiamo avanti. Ah, ok, stai cercando lavoro o ti vuoi cercare divertimento? Scusami. Adoro, diciamo, le donne come te, sopra, posso, diciamo, potrei mettere un lavoro come te, una ragazza come te, sopra, sulla paga. Bene, comunque ricevi, sembri una bambina persa. Ok. Land lighter, e diamogli l'accendino. Ah, mi sono sorpresa di vedere qualcuno che sta fumando in maniera tradizionale il tabacco. Hanno, diciamo, essi possono essere, diciamo, tassati per la morte, ma niente, diciamo, colpisce, diciamo, come gli spot reali sulla vita reale. Giustamente. Super cute, sei molto carina. Mi scuso, diciamo, per la mia pets, per il diretto approccio. Comunque lei non ha sbagliato. Stai cercando qualcosa, qualcuno. E lei è molto carina, è flustered, non so cosa sia. Possiamo prendere, diciamo, potremmo prenderla? Ci sono parecchie, però, stanze nella da letto. Ignorala, per favore, ma se sei interessata, non avere timore, torna qui da me. Va bene, cercavano qualcuna da... Questa non si parla? No. Ok. Ti ho visto prima da qualche parte? La mia memoria è un po'... fa un po' cilecca, ma tu sei molto familiare. Scusami, no, non penso che ci siamo mai conosciuti, mai incontrati. Allora, che cosa? Tu sembri, diciamo, avere tempo per trattare, posso trattare con te in questo momento? Molto major, vabbè, spirituale, con cui avere a che fare. Ok, se lo dici tu.
Ok, ho preso 45 minuti per arrivare qui perché ho usato la linea, la vecchia linea. Vabbè. Joss Paper Offering, un'offerta, diciamo, di carta. Qualcuno deve aver lasciato qui. Queste cose non sono poco piccole di questi tempi. Sono sicuro che qualcuno lo sta cercando. Scusami, pensavo che tu fossi qualcun altro. Le mie lenti devono, diciamo, hanno scansionato, ti hanno scansionato erroneamente. Scusa. Ah, ok, qualcosa del genere. Non ti preoccupare, ti lascio. Ciao, è stato un piacere. Ciao, mi dico. Fuwajimaya è uno dei più vecchi crocerie alimentari di tutta la contea, è la sua preferita. L'arancia è un frutto che viene normalmente lasciato da altri. Viene lasciato come un cibo, l'offerta di cibo, diciamo, da mangiare per gli spiriti affamati. Nonostante, diciamo, i tempi, gli anziani della zona sembrano comunque osservare ancora le vecchie tradizioni. Vagamente ricordo che le piccole, diciamo, ciotole di riso erano le più comuni, soprattutto per i poveri. Ok, lo dobbiamo lasciare da solo, è chiuso, dannazione. Ah, ok, se fosse stato aperto mi sarei potuto prendere un loro il maiale fatto, vabbè, al curry. Qualcosa. Ah, un altro di quelli di prima. Un altro pezzo, diciamo, di carta è stato lasciato qui e vabbè, qualcuno cercherà. Hai qualche problema? No, no, scusami, te lascio da sola. Vabbè, quindi se tu, diciamo, mi stai fissando vuol dire che c'hai problemi. Scusami, non resisto. Ammazza. Che ci stai in quella foto? Non resiste. Non stavo resistendo dal farti paura. Ok. Pensavo che lei mi stesse attaccando. Ancora, sempre lo stesso pezzo di carta. Sempre lo stesso. Il nuovo volume del nuovo, diciamo, del guidatore K viene fuori in pochi giorni. Diciamo, il professionale reclami, non lo so, non mi viene questa. Nada voda. Ok, diciamo, non
Ti piace la Hollow Resist Cut? Abbiamo una nuova, una nuova rete personalizzata, solo 250 Y crediti. Basta andare su www.iaztoy.com. Ah, solo 250? Per un altro giorno. Vabbè, vieni un altro quando vuoi. Cosa ne pensi di questo? Fai una carità. Ok, c'è una ganga alla fine della strada che è molto pericolosa, quindi è meglio se ci vado. Ah, devo andare via, vai fu fuori dalla mia strada. Oh, e chi è? Ok, l'ID è cascato. Vabbè, non diciamo cosa, ha parcheggiato la macchina in mezzo alla strada. C'è sempre il pezzo di carta che sta lì, io però non riesco. Ah, ok, sì. ID, per favore. Ah, non ce l'ho. Ah, ok, è cascato quando la ragazza mi ha spaventato. Ok, niente ID, niente entrata. Bene, quindi dobbiamo far spostare la ragazza. Cioè, dobbiamo andare a cercare la ragazza che è andata nell'altra direzione. Ah, ho visto lei, penso che lei è una di questi vigilanti che girano intorno, che fermano i criminali per, diciamo, troppo piccoli per la polizia. Forse ho tempo per un autografo. Ok. Bene, quindi. Forse questo si userà in un altro momento. C'ho sempre però sto pezzo di carta che mi dice delle offerte. Ok. Adesso è diverso. Sono occupato. Diciamo, questa macchina sull'angolo è la tua? Sì, assolutamente. Questa Stallone assolutamente è la mia. La potresti muovere? Ho lasciato, diciamo, mi è cascato il mio ID e non riesco, diciamo, che fino sotto la macchina non riesco a prenderlo. Scusami, mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Ho da fare le mie cose. Ok, penso che non ho scelta. Forse ti posso aiutare. Che cosa hai perso? Sì, veramente? Ah, anche se fosse, diciamo, un vero cud, non so, di te. Ok, grazie. Stavo giusto.
diciamo, lasciando il negozio funerario, ma ho lasciato accidentalmente la borsa sul, diciamo, non soffitto, come si chiama? Il terrazzo. Ah, ok, sì, la parte alta della mia macchina. Sul tettuccio della macchina. Ma me ne sono reso conto, diciamo, le offerte erano già distribuite per la strada. Quindi cosa sta cercando? Ah, ok, 5 Yost Paper Ingots. Ok, quei pezzi di carta che abbiamo visto per strada. Ok. Ok, sì. Eccone uno. Ce n'è un altro forse là. Ce n'è un altro là, ma non riesco a prenderla, com'è possibile? Ok, quante ce n'ho? Vediamo un po'. 5, perfetto. Sono queste le tue offerte? Ah, sì, sono queste, grazie. Ok, guarda. Grazie, ma potresti farmi un ultimo favore? Ho altra scelta? Lo so, scusami, scusami. Cioè, no, lo so. Ah, per favore, brucia, queste offerte per me. È anche buono per te. Il mio, diciamo, i miei antenati saranno davvero premiati, diciamo che mi hai fatto, mi hai aiutato, brucia essi all'altare davanti a Fumajimawaya e andiamo alla macchina. E la, insomma, sì, ok. Interessante. Che cavolo è stato? Forse soltanto i miei occhi sono stati un po'. Sono stati, diciamo, presi alla sprovvista. Me lo sono sognato. Sì. Mo? Scusa, tutta sta manfrina. La macchina ancora non si è spostata. Torno da questo. Grazie veramente. Tu non hai idea di quanto pericoloso, no, quanto sì, pericoloso, quanto può essere pericoloso uno spirito.
le offerte come queste non ti permettono di sentirti meglio. Loro anche sono placati, placano, diciamo, la fame dei tuoi antenati. Sono affamati cioè dei nostri antenati. Hai veramente salvato la mia pelle. Ah, ok. Ma non era una donna che è scesa da quella macchina, scusate. Boh. Strano. Comunque, mi sembra interessante. No. Ah, sì, devo prendere. Eccolo qui. Il mio ID. Let's move it inside. Wow. Ah, sono un po'. Sono occupata, lasciami perdere. Lei sta chiamando questo un punteggio alto. Scusami. Vabbè, un poster per l'attivista americano repubblicano mi. Sì. Vabbè, il gruppo degli attivisti hanno messo questo in tutta la città. È sorprendente vedere un'azienda, diciamo, con licenza a farsi strada con questo. Grande, diciamo. Non è grande vivere in questa, diciamo, in questa epoca. Anche un ragazzo come me può ottenere facilmente un look dei suoi sogni. Suppongo di sì, non sono sicura. Diciamo di andare volontariamente sotto il coltello. E perché dovresti? Hai già tutto, ragazza. So, dici tu. Quello che tu vedi è incantevole. È meno espansivo, è meno costoso di quello che tu pensi. Voglio mostrarti l'amore un pochino, qualche volta. No, grazie. Se cambi idea, vieni qua da me. Ah, c'è di tutto. Questo è Drunk Guy. Ok. Shit's been. Allora, le merci sono state terribili questi giorni, le critiche sono state ampie delle principali aziende, tutto perché, diciamo, un piccolo incomprensione della corporazione, diciamo, dei fondi societari. C'è stata una gestione errata dei fondi societari. Ok.
Intendo perché dovrebbe, diciamo, chiunque avere cura di 70 milioni di crediti. Diciamo, è stato canalizzato fuori dal paese per alcuni investimenti falliti. Vabbè, sì, poi ne parliamo un altro giorno. Dice qualcosa sul, diciamo, di questi dei vecchi edifici che vengono demoliti e si ottengono sconti sul noleggio. Ma vabbè, Yakuza è stato massacrato da uno di questi. Madonna, si parla con tutti però in questo posto, allucinante. Un'altra visione, qualcosa che non va. Ok, non posso uscire, quindi devo aspettare qualcuno. E dove posso andare? Excuse me. Ho qualcosa, diciamo, con i miei occhi. Hai una stanza privata dove posso, che posso usare, non c'è problema. Vai di là e vai verso la porta. Alla fine della hall la puoi trovare. Grazie. Non lo sbaglierò. Non ti preoccupare, dolcezza. Stai attenta. Ti guardo. Ti terrò d'occhio. Zan, una presenza. Che cosa è successo? Questo posto mi sembra familiare. Non penso di aver sbagliato e sono uscito, sono andato nella pasta, cioè sono uscito dalla porta sbagliata. Ma quindi i miei occhi funzionano veramente male. Non posso connettere, diciamo, il mio PDA. C'è qualcosa che posso fare per aprire questa porta? C'è qualcuno? Madonna, e che è successo? Sembra di sentirlo dentro.
Sono troppo corta per sentirlo. La porta è chiusa, ovviamente. Posso, vediamo se c'è qualcosa dentro. Non c'è niente. Ok. C'è bisogno della chiave, dobbiamo cercarla intorno. Vediamo un po' che succede. Interessante questa musichetta. Penso ci sia qualcosa di interessante. Oh, che cos'è? Ah, ecco qua, una graffetta. Possiamo, una pinzettina per i capelli. Possiamo vedere se. Ecco qua. Vediamo subito. Ok. Ok, devo trovare qualcosa di un po' più grosso. Qui non ci arrivo. Quindi possiamo entrare qui. Ok. Bene, abbiamo trovato perfetto uno sgabello che possiamo prendere. Prendiamo tutto. Abbiamo una pila di metallo. Lo sgabello. Perfetto. E ora lo usiamo. E che c'è sta? Possiamo vedere la strada attraverso io il vetro. Ok. Oh, c'è una chiave. Ammazza, guarda caso, c'è una chiave. Bene. Ho preso una chiave. Non posso, non ci arrivo, è troppo lunga. Ok. Ah, è pure attaccato un bikini, è attaccato a dietro. Ok. Perfetto. Oh, e le porte si aprono al nostro passaggio, signori. Zom zom. Un po' di vento viene fuori da queste. Oh! E questo chi è? Un mostro? Che cos'era quella roba? Non c'è tempo. Ma spero che queste scale mi portino all'uscita. Wow. Clic. Ah, fa pure la luce adesso sto coso. Che cos'era quella roba? Spero che non mi segui ancora. Do bisogno di trovare una via di fuga il prima possibile. Ah, interessante. Ok, comunque abbiamo l'inventario. Ok. Perfetto. Vabbè, un vecchio uomo. Interruttore, mailbox. Posso qualcosa di importante. Non so. Ah, una foto, manca, è bruciato qualcosa lì. Mm. 1983. 100 anni fa. Wow. E hanno sparato. Wow, ecco qua. C'è dietro qualcosa. Ok, qui non possiamo passare perché c'è questo, quindi dobbiamo togliere la corrente. Ah, 1003, eccolo qui. Perfetto, abbiamo trovato un'altra. Ok.
Quindi abbiamo adesso la chiave per una porta. Potrebbe essere questo? No, perché non c'entra niente. Che cos'è? Vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcosa nel cuscino. Il sofà. Oh, c'è una penna. Bene. Non la possiamo prendere? No, che perché? Ok, usiamola, entriamo. Pezzo di carta. Non c'è niente di interessante. È chiuso. Però che c'è solo questo? Mi sembra strano. E perché non me la fa prendere la penna? Ah, ok, qualcosa che arrivi lì. Scusa, nell'inventario non ce l'ho. No, questo è il giornale, inventory, eccolo. No, non me lo fa utilizzare. Vabbè, me lo fa tutto in automatico. Ah, allora la porta è questa. Ah no, era quella lì. Cosa sto dicendo? Abbiamo trovato. Ah, ok. Bene. Wow, c'è qualcosa là dentro. Usiamo le dita. Ok, c'è qualcosa dentro. Wow, amazing. Sono passata la miglior vita. Game over. Bene. Spero che mi faccia continuare qui. Vediamo un po' da dove mi fa continuare. Ah, ok, da qua. Va bene, ok. Che dobbiamo fare? Usciamo. Ok. Bene, ragazzi. Particolare. Certo, alcune cose in inglese purtroppo non riesco a tradurvele perfettamente, mi dispiace, ma il senso è che stiamo qua, stiamo cercando delle cose, adesso siamo rinchiusi in questo, diciamo, pub che adesso è diventato, si è trasformato, abbiamo delle visioni e di fantasmi, non riusciamo a capire il motivo e dobbiamo indagare. Bene, sembra interessante, misterioso. Bene ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale Wrestling. Ciao e alla prossima!